Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Per piacere, abbiamo bisogno di un po' di silenzio, se è possibile. Bartolo. Buongiorno a tutti, benvenuti. Non abbiamo gli altoparlanti perché la sala ci permette di comunicare anche senza altoparlanti. E vi chiediamo solo, siccome magari laggiù non, di non parlare troppo perché altrimenti non riusciamo a sentirci. Allora, benvenuti a questo meraviglioso appuntamento, secondo appuntamento che facciamo in Lunigiana, dove si racchiude poi quello che è il sogno che da una vita porta avanti nel poter contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone. Sogno nato nel 1999 e poi man mano con l'esperienza è andata avanti per trasmettere dei concetti e creare quella consapevolezza che ci poteva permettere, da un punto di vista personale, di acquisire quelle informazioni per poi migliorare la qualità della vita di noi stessi e poi essere di esempio per aiutare gli altri. Non è stato facile arrivare qua dopo tanti anni, perché quello che poi è difficile è la coerenza, è quello di riuscire a mantenere quello che dici e poter dare un valore aggiunto a quello che fai. E per questo voglio iniziare per trasmettere i concetti che mi hanno portato fino a qua con un video che ho fatto vedere, pensate, nel 2003 a uno dei primissimi congressi del Sana di Bologna. E vorrei che fai partire. Avete mai visto questo film? Guardate la scena finale. Non è partito? Quanti di voi hanno sentito parlare di motori alternativi, motori alimentari o d'acqua o di Lo metti carburatori che permettono di dall'inizio? fare centinaia di chilometri con quattro? Vai. Vorrei prima di tutto ringraziare tutti i fratelli e le sorelle che sono qui oggi a sostenere questa causa. I signori Toc e il Consiglio delle Tribù mi hanno chiesto di parlare a voi e alla stampa delle ingiustizie perpetrate contro di noi da alcuni funzionari del governo e da grosse società. Quanti di voi hanno sentito parlare di motori alternativi, motori alimentati ad alcol, a rifiuti o ad acqua, o di carburatori che permettono di fare centinaia di chilometri con 4 litri di benzina, o di motori elettrici o magnetici con una durata praticamente infinita? Voi non li conoscete perché se dovessero entrare in uso porterebbero alla rovina le compagnie petrolifere. L'idea del motore a combustione interna è considerata superata da almeno 50 anni. Ma la pressione dei cartelli petroliferi e le normative di governi corrotti ci costringono a usare la benzina da oltre un secolo. Le grosse società sono le principali responsabili della distruzione dell'acqua che beviamo, dell'aria che respiriamo e del cibo che mangiamo. Loro non si preoccupano del mondo che distruggono, ma solo dei soldi che possono ricavarne. Quante maree nere potremo sopportare ancora? Milioni di litri di petrolio stanno distruggendo l'oceano e le forme di vita che lo popolano. Tra queste c'è il plancton, che fornisce dal 60 al 90% dell'ossigeno della terra e da cui dipende l'ecosistema marino, che è una componente essenziale delle riserve di cibo del nostro pianeta. Ma il plancton sta morendo. Allora mi sono detto: beh, andiamocene in qualche paese sperduto della terra, uno qualsiasi, basta che sia lontano. Ma facendo qualche piccola ricerca, ho scoperto che questa gente fa commercio di rifiuti tossici in tutto il mondo.
La legge dice nessuna società può essere multata per più di 25.000 dollari al giorno. Beh, se una compagnia guadagna 10 milioni di dollari al giorno scaricando tossine letali nell'oceano, il guadagno resta sempre assicurato. Condizionano stampa e televisione e grazie a loro le nostre menti. Hanno fatto diventare un reato difendere le proprie ragioni. E se lo facciamo ci definiscono pazzi provocatori. Siamo infuriati perché siamo danneggiati a livello chimico e genetico in un modo incredibile. Purtroppo i nostri figli pagheranno le conseguenze. Quando andiamo a lavorare, vediamo la nostra auto e l'auto di fronte a noi emettere gas nocivi e velenosi che si accumulano nel nostro organismo. Questi veleni ci uccideranno lentamente, anche se gli effetti non sono visibili. Quanti di noi avrebbero creduto 20 anni fa che un giorno non saremmo stati in grado di vedere a 15 metri dal nostro naso? Che non avremmo potuto fare un respiro profondo perché l'aria sarebbe stata un concentrato di gas velenosi? Che non avremmo più potuto bere dai nostri rubinetti, che avremmo dovuto comprare acqua in bottiglia. Siamo stati privati dei diritti più comuni e sacrosanti. Purtroppo la nostra realtà è così drammatica che nessuno vuole sentirne parlare. Mi si chiede cosa possiamo fare. Io credo che abbiamo un gruppo responsabile di persone che possono rappresentare noi anziché le grosse imprese. Questo gruppo di persone non deve permettere l'introduzione nel nostro ambiente di tutto ciò che non sia assolutamente biodegradabile o che non possa essere neutralizzato chimicamente in fase di produzione. Un'ultima cosa. Fino a che inquinare la terra sarà un affare redditizio, società e singoli individui continueranno a fare quello che vogliono. Noi dobbiamo costringere queste società a operare in modo sicuro e responsabile nell'interesse di tutti e se non lo faranno, riprenderci le nostre risorse e fare ciò che riteniamo più giusto nel cuore e nella mente. Don Pasla, o grande spirito, io invoco la tua protezione su tutte le persone che sono qui, tutte le nonne e i nonni e i bambini. Mandaci la tua benedizione, perché le generazioni future, la nazione indiana, il nostro popolo, possano tornare ad essere forti. Pace sulla terra, madre di noi tutti. Torniamo alla presentazione. Bene, possiamo dire che il convegno è finito, eh? Perché con questo video siamo ritornati e continuiamo a essere sulla ruota dei criceti, dove queste cose che accadevano 30-40 anni fa non sono cambiate per niente, sono solamente peggiorate, dove stiamo cercando di andare a trovare dove mettere i rifiuti tossici radioattivi, no? Dove lo mettiamo? Vicino a casa della dottoressa Altri, o lo mettiamo vicino alla casa di Roberto o a casa mia? Ed è veramente così, ma la mia casa è la tua casa, quindi quelli che nascondono la polvere sotto il tappeto, alla fine tutto torna e se lo ritrovano per le future generazioni. È questo che io non riesco a capire, come sia possibile che persone che fanno parte della specie umana, degli esseri umani come noi, continuano a seminare in un posto per poi ritrovarsi questa situazione dalle altre parti. E così volevo iniziare questa giornata, per aumentare la consapevolezza di quello che noi possiamo fare per migliorare la qualità veramente della vita delle persone e portare queste informazioni, perché le persone motivate e realizzate sono quelle che cercano di condurre una vita volta a contributi al servizio di qualcosa di più grande di loro. E allora questo lo conoscete bene, perché per mille volte l'ho fatto vedere durante i corsi di alta formazione e nei vari eventi e convegni. Noi dobbiamo comunque iniziare a unire i puntini, dico sempre, di quello che può essere veramente la vera prevenzione, partendo, come ho potuto presentare ieri, da una disfunzione mitocondriale e dall'infiammazione silente. E se non si parte da questo concetto, non possiamo assolutamente migliorare la qualità della vita delle persone. Come sapete, oggi parliamo di epigenetica. Moltissimi di voi hanno lo strumento S-Drive e altri non lo hanno, ma è chiaro che per mettere insieme tutti questi punti, tutte queste informazioni, tutti questi fattori, che come sappiamo sono il 98% della nostra salute, perché l'epigenetica al 98%, abbiamo visto il DNA al 2%, dobbiamo assolutamente avere qualcosa che ci permette finalmente di fare
medicina preventiva, fare prevenzione, di essere utili. Per chi magari non sa cos'è ICAM, che è l'istangiopatia congenita acidosi enzima metabolica, parte da una carenza di ossigeno a livello cellulare. E questo parte da quello che dicevo ieri, dal reale rischio congenito e dal terreno, quindi dalla predisposizione, dove poi l'epigenetica è il grilletto e la genetica è la pistola. Faccio sempre vedere questo video, ma non parte. È un video molto semplice, ma questo video lo fa sempre vedere anche il professor Fiorenzo Marinelli. Avete assistito alla scuola di alta, chi è che ha fatto la scuola di alta formazione? Adesso sapete che il weekend prossimo parte la scuola di alta formazione. Il professor Fiorenzo Marinelli ha fatto sempre vedere questo video paragonando il nostro a un acquario. Allora, se in questo acquario noi continuiamo dove vivono i pesci, se continuiamo a buttare tossine, a buttare cibo, spazzatura, alla fine i pesci muoiono. E questo non ce ne rendiamo conto. Allora ci saranno sempre dei ponti. Quello che dico sempre è che dobbiamo assolutamente iniziare a portare le persone a pensare a quello che mangiano e quello che respirano e a migliorare la loro funzionalità cellulare e mitocondriale, come abbiamo visto ieri, ritmo sonno-veglia, ritmi biologici. Quindi permettetemi di ringraziare il dottor Francesco Balducci per la splendida relazione, corso di ieri. Grazie di cuore, Francesco. Anzi, penso che meriti un applauso. E poi l'importanza di lavorare sul metabolismo, dai micronutrienti cellulari, la produzione di energia, le vitamine. Come possiamo pensare di fare a meno di questi fattori importanti per il metabolismo a livello cellulare, quando ti dicono che questa è fisiologia, è fisiopatologia? E alla fine ti dicono: no, ma le vitamine non servono a nulla, vero o no? Quante volte l'abbiamo sentito? No, la vitamina C non serve. In televisione ti dicono, quindi la gente ci crede. La vitamina D no, non serve, giusto? La vitamina D non serve. Allora, i medici che capiscono queste cose sono costretti a fare dei post o dare messaggi o dirlo di nascosto al paziente: no, ma la vitamina la devi prendere, sì o no? E quindi è un po', c'è qualcosa che mi sfugge da questa situazione. Come la produzione a livello energia a livello cellulare, ma se è vero che noi possiamo rimanere pochi giorni senza mangiare o bere acqua, nello stesso tempo possiamo rimanere senza respirare per quanti minuti? Ripeto sempre, per far toccare con mano quanto è importante, tappiamoci naso e bocca, siamo 10 minuti senza. Facciamo un esercizio meraviglioso. Quanti ne rimangono in piedi? Pure nessuno parla di ossigenazione, della corretta ossigenazione, del consumo di ossigeno a livello cellulare. Perché? Perché la Cenerentola, dei nutrizionisti, dei medici, ti danno quando sei in fin di vita, ti danno o ti intubano, però quando sei in fin di vita. Allora, visto che è così fondamentale per la nostra vita, sarebbe meglio pensarci per tempo. E poi tutti gli indicatori epigenetici di cui parliamo continuamente, e grazie oggi a un sistema rivoluzionario come S-Drive, possiamo in pochissimo tempo avere a disposizione delle informazioni preziose per un approccio multifattoriale e quindi un approccio clinico di medicina personalizzata verso la persona, dove siamo in grado di catturare tutte le informazioni epigenetiche e quindi permettere la vera comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza. Però ognuno ha la sua verità. Se uno si permette di dire oppure riuscire a trasmettere quello che ha imparato o la sua esperienza clinica dall'università fino a magari 30-40 anni di medicina, no, oggi non riesco a capire perché questa persona non può essere credibile. Allora cosa possiamo fare?
Innanzitutto sappiamo benissimo che possiamo consigliare di cambiare stile di vita alle persone, ma provate a fargli cambiare città, lavoro, come fosse casa, non è possibile. Non è possibile, no? È molto difficile che le persone possano cambiare. Eppure noi pensiamo che vivere in posti come Milano, Torino, Napoli, Vicenza, Brescia, sia la cosa più bella del mondo, perché siamo innamorati delle nostre terre. La Spezia è una delle città più inquinate, ve lo dico subito. Perché ho voluto fare qui, in questo polmone? Anche per dare un messaggio importante di respirare almeno aria pulita. Poi ci racconterà Monopoli cosa succede, Bartolomeo. Certo, con l'alimentazione abbiamo un 76% di possibilità, qui ci sono molti medici nutrizionisti che lavorano proprio sulla nutrizione per migliorare i fattori epigenetici e quindi riprogrammare adeguatamente la cellula. Ma come ieri abbiamo visto, il mitocondrio è un riprogrammatore epigenetico potentissimo per le nostre cellule, quindi se non partiamo dal DNA mitocondriale non se ne esce. Quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Vabbè, ce ne hai parlato fino adesso. Bene, purtroppo non c'è consapevolezza su questo. Non c'è assolutamente consapevolezza. Allora, se è un problema da risolvere, se vi chiedo cosa fate per risolvere questo problema, sapete cosa potete rispondere? Niente. Non c'è quasi soluzione. Sì, possiamo migliorare l'acqua che beviamo, ma i cibi ormai sono contaminati. Dobbiamo lavorare sul rafforzamento del sistema immunitario, quello sì, in maniera personalizzata, depurare, disintossicare, drenare e dimagrire. E le patologie sono in aumento, sono veramente in aumento, guardate, neurodegenerazione, aterosclerosi, metabolica, e i tumori dove aumentano? Soprattutto nei bambini, come sapete da un punto di vista epigenetico, ma gli studi lo hanno dimostrato, nei bambini da 0 a 2 anni stanno aumentando i tumori, le leucemie, le malattie cardiovascolari, le malformazioni, per tanti motivi. Tanti motivi, poi c'è l'aspetto, lo vedremo, poi l'aspetto emozionale, che ce ne parlerà anche dottor Allegrini, poi vedremo una cosa molto interessante, però il discorso è che se tu hai a che fare con un ambiente veramente ostile e questo ambiente ostile ci fai crescere i tuoi figli da partire dal concepimento, è un problema, perché sprogrammi la vita, siete d'accordo? E quindi aumentiamo le difese immunitarie, cerchiamo di lavorare su quello che sono i segnali importanti. Guarda, il Time ha voglia i giornali di fare titoloni di infiammazione, di lavorare sull'infiammazione, sulla prevenzione delle cardiopatie e tumori. Ce lo dico, no? Vi ricordate il Time quando diceva il DNA non è il tuo destino? Quanti poi dal punto di vista medico, scientifico, universitario hanno preso in considerazione questo concetto? Ancora siamo a parlare del medioevo della medicina in alcune realtà. Faccio un esempio, mio nipote, non so, anche voi avrete persone che vanno all'università, mio nipote studia, ormai si laurea in medicina a Bologna, e mi dice, zio, io non posso parlare delle cose che dici tu, perché sennò mi abbassano i voti. Non posso assolutamente parlare di queste cose. E siccome non puoi parlare di queste cose? No, non si può. Quindi il DNA non è il tuo destino, quello che fanno nella pancia della mamma e che fa in gravidanza è importantissimo, e sappiamo quanto sia importante la zavorra a livello dei distruttori endocrini, dove c'è una lezione magistrale del dottor Balducci alla scuola di alta formazione, e poi tutto il resto che sapete benissimo. Allora la vera prevenzione dovrebbe essere fatta qua, cellule sane per avere bimbi sani, per controllare l'esposizione chimica, per controllare tutti questi fattori. Veramente le vedrete e saranno approfondite. E vi dico solo che l'inquinamento dell'aria ci permette di avere 500.000 morti premature in Europa.
premature, non li facciamo neanche nascere questi bambini. Dici, no, ma tu, Giorgio, ripeti queste cose? Sì, fino allo svenimento. Perché deve entrare nel nostro DNA. Perché c'è poco da fare. Perché com'è possibile che continuiamo a fare sempre quello che abbiamo fatto e avere gli stessi risultati? È proprio qui. Perché quella ruota dei criceti che abbiamo visto con quel video nella scena finale di questo film, oggi continua a essere una realtà dopo 30 anni, 40 anni. Ma lì pensa, il film è, se fanno un film su questo, pensate quanti anni prima è partito quella situazione. Quindi sono 60, 70 anni che siamo in questa situazione. Ora un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita. Allora è personalizzata, predittiva, partecipativa, dove finalmente possiamo utilizzare la tecnologia non solo per farci del male, ma anche per fare del bene. È sempre il rovescio della medaglia, il coltello lo puoi usare per spalmare il burro o dare le coltellate. Dipende che uso ne fai. Certo che se dai un cellulare a un bambino di un anno e mezzo, a scuola un bambino di un anno e mezzo, come vi ho raccontato ieri, come fai? Come fai a dargli Coca-Cola? Ragazzi, Coca-Cola, abbiamo visto io e mia moglie, eravamo, dicevamo, non è possibile. Oppure vicino, un altro con il cellulare, un anno, sì, sa, le seggioline, quindi neanche un anno, con questo cellulare che lo prendeva, ogni tanto lo buttava in terra, poi glielo ridavano a lui. Allora la biofisica può fare la differenza? Sì, vedremo col professor Spaggiari e con tutti i relatori di oggi come possiamo veramente interagire per il miglioramento della qualità della vita delle persone. Lo sappiamo che fa la differenza, perché la utilizziamo per le risonanze magnetiche, no? Per le ecografie, per l'elettrocardiogramma. Abbiamo questi strumentini bellissimi, no? Fanno caccia al nuovo orologio su ipertecnologico che ti fa anche, no? L'ecocardio. Sappiamo queste cose, però poi se ne parli, questi sono matti, è vero o no? E poi la carenza cardiaca con delle lezioni magistrali tra il professor Fioranelli e la dottoressa Di Luzio, no? Che hanno fatto delle lezioni meravigliose sulla coerenza cardiaca, sull'asse cuore-intestino-cervello, sull'importanza di riappropriarci di questa coerenza. E questo è un sistema interessantissimo, no? Dell'artista che, come sapete, attraverso la consapevolezza, la respirazione, certo, il ritmo, si può intervenire in maniera veloce. Allora, il magnetocardiogramma, come dice sempre il professor Spaggiari, che poi ce ne parla, questo, quanto è importantissimo, addirittura con magnetocardiogramma, adesso entriamo dentro a capire, guardate, ascoltando il magnetocardiogramma, uno strumento che si appoggia sulla pancia della gestante, l'attività del cuore e del feto. Finalmente possiamo creare un report epigenetico attraverso uno strumento straordinario come S-Drive, con un biomarcatore rivoluzionario conosciamo da tanto tempo, ma che oggi può essere analizzato nel bulbo e quindi avere quelle preziose informazioni relative anche al DNA. Beh, bulbo, è inutile dirvi in quanto è fondamentale per archiviare tutte queste tossine, anche poi i segnali neuroendocrino-emozionali. La NASA lo utilizza per la salute degli astronauti. Guardate, ieri ve lo dicevo, viene utilizzato anche per i disturbi psichiatrici. E quindi è un'antenna. Un'antenna per la qualità della Mecca, e tutto passa attraverso la matrice extracellulare. Quindi grazie a S-Drive noi possiamo anche avere queste preziose informazioni delle tossine del nostro organismo. E quindi usiamo il capello perché è un incredibile biomarker. Il sistema S-Drive ci
Quindi ci rileva l'onda caratteristica di quella persona e quindi attraverso tutte queste frequenze noi poi abbiamo la mappatura intelligente. Sappiamo quanto le frequenze condizionano il nostro ritmo sonnoveglia, no? Certamente sì. Quando andiamo in meditazione, il beta, alfa, teta, delta, quindi queste sono informazioni importantissime. E, naturalmente S-Drive a tutti i certificati importanti, è anche importante avere certificazioni. È stata fatta una richiesta all'FDA attraverso un avvocato, uno studio legale, che ha permesso di poi avere la risposta da parte dell'FDA che ci ha detto che possiamo utilizzare questo strumento per promuovere la buona salute, raggiungere obiettivi e il miglioramento della qualità della vita e del benessere. Cosa importantissima, straordinaria. A noi non ci interessa fare diagnosi di malattia. Diagnosi poi le farà il medico con tutte le altre preziose informazioni. Tutti questi sono tutti certificati. Vedete, promuovere la buona salute, promuovere uno stile di vita sano, motivare, incoraggiare, sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere. Centri di riprogrammazione, come sappiamo, insieme al dottor Luigi Montano, Sebastiano Pappalardo, Marco Firmo, insomma, utilizzano questo strumento attraverso la possibilità di leggere le onde elettromagnetiche, quindi la risonanza. Abbiamo numerosi report e oggi, tra oggi e domani, lanceremo il nuovo report sui bambini attraverso la possibilità di testare, poi lo presenterò, adesso ve lo accenno solo, la possibilità di testare, di rilevare le informazioni del bambino con il capello e la saliva. E quindi, insomma, è interessante perché la saliva, come sapete già, è un importante biomarker, aggiungetelo al capello e verranno mappati insieme. Quindi noi sul dispositivo S-Drive, sulla bobina di S-Drive, metteremo il capello, poi un fazzolettino, poi un dischetto che vi verrà consegnato, poi con un tappone si prende la saliva, si asciuga nel fazzolettino, si fa la scansione e si sceglie poi il test Baby e Child. E questo ci permette, insomma, di fare qualcosa di importante da un punto di vista preventivo, perché dobbiamo andare ai bambini, nelle future generazioni. Abbiamo lanciato test per ringiovanire e rigenerare le cellule, dove ci sono tutte le informazioni preziose per la medicina anti-aging. Abbiamo il test per gli sportivi. Che viene utilizzato molto anche dal dottor Allegrini nelle squadre di calcio, alcuni atleti, eccetera, questo test con risultati interessanti. E quindi avere un quadro, nutrienti, cibi, additivi, gli additivi. Come non so se qualcuno di voi ha assistito a una relazione di Andrea Savini, che ha presentato i casi clinici interessanti, dove grazie agli additivi, quindi mentali, è riuscito a trovare il problema di una squadra nazionale che fanno le non riusciva a risolvere i suoi problemi di stanchezza. E cosa ha fatto? Grazie agli additivi, cerca, cerca, perché poi andava quasi bene, c'era pochissimo. E un additivo contenuto nel prosciutto cotto. Pensate. Tolto questo additivo, gli ha cambiato la vita Quindi sfide ambientali, sostanze chimiche, tossine, radiazioni, gli indicatori di resistenza, batteri, funghi, muffe, virus. Quindi sistema gastrointestinale, sapete che S-Drive ci permette di lavorare sul sistema cardiovascolare, sistema gastrointestinale, sul sistema immunitario. E avere queste preziose informazioni neuroendocrino-emozionale, la salute cerebrale, le emozioni.
Le interferenze ai campi elettromagnetici, ne parlerà la dottoressa Deborah Quini domani anche sui bambini, sarà una lezione meravigliosa, magistrale. E poi avere un piano di 90 giorni, cosa possiamo fare? Perché S-Drive ci dice dove sei e cosa devi fare nei prossimi 90 giorni. È un algoritmo. In base a queste informazioni che prendiamo, l'algoritmo prende quelle più rilevanti e ti dice cosa devi fare come priorità da qui a 90 giorni. E poi naturalmente può essere associato a qualsiasi altro esame di approfondimento. Se vediamo uno squilibrio dei folati, delle varie vitamine, eccetera, oppure di virus, andiamo a approfondire se c'è una riattivazione virale, eccetera, eccetera. Con 36 pagine a disposizione. E grazie a S-Drive, ma soprattutto anche grazie a Self, 1837 metri, 6 ore e mezzo di camminata, 6 ore e mezzo di camminata. E è venuto lassù anche Leonardo, mio figlio Leonardo, recentemente. Vi assicuro che è dura. Poi la scuola di alta formazione. La scuola di formazione penso che per alcuni che sono riusciti a iscriversi è veramente è diventata come le ciliegie, no? Una volta che inizi, perché innanzitutto relatori straordinari, il comitato scientifico, dottor Allegrini, professor Fioranelli, professor Mauro Miceli, professor Spaggiari, insomma penso che sia importante. Poi tutti i relatori, il dottor Pietro Pace, il Francesco Balducci, insomma abbiamo relatori ovviamente notevoli. Inizia 18 e 19 settembre. Alla fine del XIX secolo, da misure dello spettro elettromagnetico della luce, i fisici si resero conto che in alcune contraddizioni tra la teoria presente allora per descrivere la luce e gli esperimenti, a quel tempo la radiazione luminosa era descritta come un fenomeno puramente ondulatorio. Ciò era inconsistente con l'osservazione degli spettri termici dei corpi e l'emergenza di una nuova teoria esplicativa si fece avanti all'inizio del secolo. Ancora oggi, il termine catastrofe ultravioletta, nato per il tempo per descrivere rappresentativamente il problema, viene utilizzato in contesti analoghi. L'intuizione di Max Planck, basato sull'idea che il corpo nero potesse emettere e assorbire pacchetti di energia luminosa in quanti, si rivelò corretta e portò Einstein all'idea che la luce fosse composta di particelle poi chiamate fotoni. E sapete dove è scritto questo testo? Perché poi no? E beh, parlare con qualcuno dice: ah, ma lei si tolga di qua. È vero o no? Quando parli di fotoni. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E com'è possibile? Ma com'è possibile? Che a volte vedo il professor Spaggiari che non ce la fa più, no? A ripetere le stesse cose. Lo spettro e quindi ogni cosa ha una sua lunghezza d'onda, una informazione, qualsiasi cosa che vive, ma anche che non vive, ha una lunghezza d'onda. E perché il fotone è considerato un quanto di energia, ve l'ho fatto vedere prima. Allora questo è il video. La scienza dell'epigenetica è usata per ottimizzare il benessere. Avete mai sentito parlare della scienza dei sistemi viventi? Tutti i sistemi viventi sono rinvigoriti dall'acqua e dai nutrimenti. Ma è il sistema stesso ad essere formato da materia che compone le strutture fisiche, la più piccola delle quali è l'atomo. Gli scienziati che hanno ricercato da cosa sono creati gli atomi hanno capito che sono plasmati da particelle più piccole di quelle subatomiche, energia vibrazionale e spazio. Lo spazio, infatti, non è vuoto. Lo spazio è composto da legami interattivi di energia che collegano l'universo e permettono uno scambio di informazioni energetiche.
gli scienziati hanno scoperto che l'energia esiste anche nei fotoni, che a loro volta contengono frequenze ricche di informazioni e vibrazioni all'interno di un campo risonante. Ciò significa che anche la luce è prodotta da particelle fisiche ed energia vibrazionale racchiuse all'interno di un campo contenuto. Il flusso di informazioni dentro questo campo è la comunicazione, che influisce su tutte le energie vibrazionali viventi e di conseguenza agisce sull'intera materia attraverso le risonanze, generando così un effetto sulle particelle fisiche che costituiscono le cellule e a loro volta i sistemi viventi. Infatti, l'energia condiziona la materia con un'efficienza 100 volte maggiore rispetto a quanto la materia non influenzi un'altra materia. Ciò significa che possiamo ottimizzare lo stato fisico del corpo umano dominando l'energia vibrazionale delle cellule, l'energia naturale del cibo e dell'acqua. L'espressione genetica incide sulla fisiologia quotidiana. Tale processo dipende dall'energia vibrazionale attraverso la decodifica del nutrimento, dell'acqua, dei segnali ambientali, sia benigni sia maligni. Questi orientamenti ambientali permettono alle cellule di comunicare tra loro e con tutto il sistema vivente da cui provengono. Gli scienziati collegano questo fenomeno all'epigenetica. Le fondamenta principali dell'epigenetica ci hanno fornito una visione d'insieme che ha consentito a Cell Wellbeing di sviluppare una tecnologia per ottimizzare i sistemi viventi. Questo nuovo approccio al benessere è completamente sano, naturale ed efficiente e si basa sull'epigenetica, così come sulla meccanica quantistica. Scopri il tuo personale trattamento epigenetico oggi. Richiedi il report di immunità e benessere e scegli il tuo personale resoconto sportivo d'elite. Cell Wellbeing per il progresso del genere umano. E quindi è giusto che uno dei massimi esperti ha avuto modo di conoscere, che la nostra nasce dal 2000, quando ho fatto uno dei primi libri di medicina quantistica, scritto il primo, e allora avevo anche, oltre a Self, avevo un apparecchio per la ionizzazione dell'aria, la RA, e uno dei primi capitoli sulla ionizzazione dell'aria e delle frequenze, di questi piccoli ioni di ossigeno, ha avuto l'onore di essere come capitolo dentro il libro del professor Spangiari e della dottoressa Caterina Tribbi. E questa è insomma la massima soddisfazione, e sono 20 anni che mi sopporta, pensate un po'. Ma perché? Perché poi alla fine la coerenza paga, dove i valori e i principi possono veramente fare la differenza, dove la gratitudine è importante, dove noi possiamo condividere non solo vitamine, minerali, aminoacidi, ma possiamo anche condividere speranza, possiamo anche comprendere e divulgare amore per migliorare questo mondo. Perché, come concludo sempre, la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore.